Allora, parleremo praticamente di alcune nozioni di trigonometria. Allora, quello che vediamo in figura è un triangolo rettangolo. Come sappiamo, un triangolo rettangolo è un angolo che ha, è un triangolo che ha due cateti e un'ipotenusa. L'angolo formato tra i due cateti è pari a 90 gradi. Allora, iniziamo con l'indicare con C con 1 il cateto maggiore di questo triangolo, indichiamo poi con C con 2 il cateto minore di questo triangolo e infine con I indichiamo l'ipotenusa. Dopodiché indichiamo l'angolo formato tra l'ipotenusa e il cateto C con 1 con alfa. Quindi quest'angolo è alfa. Ora, dato il triangolo rettangolo in figura, il seno dell'angolo alfa è dato dal rapporto tra il cateto opposto all'angolo e l'ipotenusa. Vi do un po' di tempo per copiare questa frase. Quindi, in definitiva, come è definito il seno dell'angolo alfa? Che cos'è il seno dell'angolo alfa? Altri non è se non il rapporto fra il cateto opposto all'angolo alfa, in questo caso C con 2, e l'ipotenusa I. Quindi copiate questa frase, vi do un po' di tempo. Penso che abbiate copiato, andiamo avanti. Ecco la formula seno di alfa uguale C con 2 fratto I, cioè il seno dell'angolo alfa si ottiene dividendo la misura del cateto opposto all'angolo per l'ipotenusa. Prendo il cateto opposto all'angolo, considero il cateto opposto all'angolo, considero la sua misura, considero l'ipotenusa, considero la sua misura. Diviso la misura del cateto opposto all'angolo per la misura del segmento che costituisce l'ipotenusa, C con 2 fratto I, mi dà il seno dell'angolo alfa. Seno dell'angolo alfa uguale C con 2 fratto I. Avanti. Sempre in riferimento allo stesso triangolo, adesso parliamo del coseno dell'angolo alfa. Il coseno dell'angolo alfa è invece definito dal rapporto fra il cateto adiacente all'angolo e l'ipotenusa. Quindi per definire il coseno non prendiamo più il cateto opposto all'angolo, ma il cateto adiacente, cioè il cateto che praticamente che insieme all'ipotenusa forma l'angolo. Quindi vi lascio un po' di tempo per copiare questa frase. Consideriamo la relazione coseno di alfa uguale C con 1 fratto I. Coseno di alfa uguale C con 1 fratto I ci dice che il coseno di alfa è ottenuto dal rapporto tra il cateto adiacente all'angolo e l'ipotenusa. Consideriamo la relazione coseno di alfa uguale C con 1 fatto I e moltiplichiamo tutto per la quantità I. Quindi seno di alfa uguale C con 2 fratto I, cateto opposto fratto ipotenusa, coseno
Coseno di alfa uguale C con 1 fratto I, cateto adiacente fratto ipotenusa. Partiamo da questa relazione, coseno di alfa uguale C con 1 fratto I, e moltipliamo tutto per la quantità I. Quindi vi do un po' di tempo per copiare. Quindi consideriamo adesso la relazione, coseno di alfa uguale C con 1 fratto I, e moltipliamo tutto per la quantità I, ottenendo. Vi do un po' di tempo per copiare. Penso che abbiate copiato. Cosa si ottiene? Ecco che al primo e al secondo membro abbiamo moltiplicato per i. Vedete che avevamo coseno di alfa uguale C con 1 fratto i. Abbiamo messo i puntino per coseno di alfa, C con 1 fratto i per i. Quindi non abbiamo fatto altro che moltiplicare primo e secondo membro per la quantità i. Quindi ripeto, siamo partiti dalla relazione coseno di alfa uguale C con 1 fratto i e abbiamo moltiplicato il primo ed il secondo membro di questa relazione per la quantità i. Quindi i per coseno di alfa uguale C con 1 fratto i per i. Ma se guardiamo bene questa quantità, questa relazione al secondo membro, le due quantità i ed i si possono semplificare. Quindi, semplificando i al secondo membro, si ha, i al secondo membro lo tagliamo, vedete che nell'animazione una i è già stata tagliata e ancora l'altra i la tagliamo, e si ottiene c con 1 rimane uguale i per coseno di alfa. Quindi, riepiloghiamo. Siamo partiti da coseno di alfa uguale C con 1 fratto i. Abbiamo moltiplicato il primo e il secondo membro per i. E viene i per coseno di alfa uguale C con 1 fratto i per i. Però al secondo membro possiamo semplificare la quantità i. Quindi al secondo membro rimane C con 1 e lo riscriviamo qua. Al primo membro rimane i coseno di alfa. Quindi C con 1 uguale i coseno di alfa. Andiamo avanti. Si può pertanto concludere che, cioè quest'ultima relazione, ci permette di concludere che, vi lascio un po' di tempo per copiare, per finire di copiare la diapositiva, si può pertanto concludere che un cateto è uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente. Quindi a questo punto, in un triangolo, questo scriviamolo bello a lettere cubitali appena rossa, in un triangolo rettangolo un cateto è uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente al cateto stesso. E vi lascio un po' di tempo per copiare la frase. Quindi in un triangolo rettangolo un cateto è uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente al cateto stesso. In un triangolo rettangolo, un cateto è uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente al cateto stesso. Penso che abbiate finito di copiare. La rileggo ancora una volta, questa la dobbiamo imparare. In un triangolo rettangolo un cateto è uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente al cateto stesso. Andiamo avanti e stavolta consideriamo la relazione sen alfa uguale C con 2 fratto I. Quindi prima avevamo considerato la relazione cosen alfa uguale C con 1 fratto I. Adesso consideriamo la relazione sen alfa uguale C con 2 fratto I, quindi partiamo da questa relazione. Quindi scrivete, consideriamo adesso la relazione sen alfa uguale C con 2 fratto I.
Cosa facciamo stavolta? Facciamo sempre la stessa cosa, moltiplichiamo il primo e il secondo membro. Quindi moltiplichiamo tutto per i. Quindi abbiamo fi con 2 fratto i per i uguale i per seno di alfa. Quindi abbiamo preso la relazione fi con 2 uguale i per seno di alfa e abbiamo moltiplicato tutto per la quantità i. Quindi la relazione iniziale era c con 2 uguale i per seno di alfa, abbiamo moltiplicato tutto per la quantità i, quindi abbiamo c con 2 fratto i per i uguale i per seno di alfa. Ancora una volta, se guardiamo il primo membro di questa espressione, ci accorgiamo che i compare a fattore. Compare al numeratore e al denominatore e ci sono solo segni di prodotto. Quindi, ancora una volta, al primo membro di questa espressione possiamo semplificare la i. Allora, vedremo che nella. No, non lo fa vedere. Semplificando la quantità i si ha. No, lo fa vedere adesso. Quindi, semplificando la quantità i si ha la relazione c con 2 fratto i per i uguale i per seno di alfa. Adesso c'è un taglietto nella I in basso, un taglietto nella I in alto, quindi avete visto, abbiamo semplificato, vedete i due taglietti in blu sulla I, abbiamo semplificato la I, e cos'è che rimane? Segue, rimane C con 2 uguale I per seno di alfa. Quindi vi lascio un po' di tempo per completare questa diapositiva. Quindi, quest'ultima relazione che cosa ci dice? Che un cateto in un triangolo rettangolo, un cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto al cateto stesso. E quindi adesso abbiamo la nuova relazione che ci dice si ha pertanto questo, scrivetelo a penna rossa a lettere cubitali, in un triangolo rettangolo un cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto al cateto stesso. Ripeto, in un triangolo rettangolo un cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto al cateto stesso. Vi do un po' di tempo per completare la frase. Scrivetelo a penna rossa e a lettere grandi. Questo è importante, lo dobbiamo imparare. Quindi abbiamo imparato due cose. Un triangolo rettangolo uguale a un cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto al cateto stesso. In un triangolo rettangolo un cateto è uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente al cateto stesso. Quindi in un triangolo rettangolo un cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto al cateto stesso. Penso che abbiate finito di scrivere.